termine, è una cosa che possiamo immaginare, ma qual è l'impatto sulla crescita? L'impatto sulla crescita non c'è, perché il lavoro è lavoro e qui non c'è lavoro aggiuntivo. Quando non c'è lavoro aggiuntivo non ci si può immaginare crescita. E francamente, come la buona scuola, vado a chiudere, perché poi altro diranno i miei colleghi, come la buona scuola possa impattare buona per lo 0,3 sulla crescita del PIL. Nei 3 anni, non nella prospettiva di lunghissima durata, perché migliori studenti avranno migliore produttività. Questo è tutto da vedere, anche perché la buona scuola, ma ce lo stanno dicendo insegnanti, genitori, ce lo sta dicendo tutto il popolo della scuola, ce lo dirà nello sciopero del 5 maggio, lì non c'è niente di buono, c'è molto di cattivo, c'è un depauperamento ulteriore della formazione nel nostro paese, ci sono poche risorse. E se l'aiuto all'economia deve derivare dal fatto che dei ragazzi vadano a lavorare gratuitamente in estate, francamente, anche da questo punto di vista non ci siamo. Grazie. Grazie, deputato Paglia. Ora chiede di intervenire il deputato Mazziotti di Celso. Prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Il giudizio complessivo di Scelta Civica sul DEF per il 2015 è positivo e su tutti gli indicatori che segnano un andamento positivo nei prossimi anni ci troviamo d'accordo, ci troviamo d'accordo anche con tutte le voci che sono incluse nel documento che andremo ad approvare. Quindi complessivamente riteniamo che ci sia un andamento migliore che negli anni scorsi, che alcune delle riforme che sono state fatte abbiano portato dei risultati e che quindi il documento possa essere soddisfacente. Detto questo, vorrei toccare, anche perché poi i miei colleghi interverranno successivamente in dichiarazione di voto su altri punti, vorrei toccare due aspetti che a nostro modo di vedere richiederanno interventi ancora più incisivi e che forse sono trattati in maniera non sufficientemente approfondita nel documento. Il primo ha a che fare col taglio della spesa. Nel documento si parla di un taglio della spesa dello 0,6 del 2016 e di un approccio al taglio della spesa che dovrebbe essere, si dice, sugli stessi binari degli anni precedenti. E alcune delle voci sono sicuramente corrette, si parla del taglio alle partecipate, si parla della revisione degli incentivi, si parla delle centrali di acquisto. Ecco, però su questi argomenti noi crediamo che si debba intervenire in maniera più organica di quella che oggi è indicata o delineata, in particolare per quel che riguarda la struttura della pubblica amministrazione. Arriverà presto il disegno di legge delega sulla pubblica amministrazione che prevede una serie di interventi, alcuni sono anche accennati nel DEF. Noi crediamo che per poter avere reali risparmi di spesa la pubblica amministrazione vada rivista nelle sue funzioni, non solo nella sua organizzazione, diciamo, a funzioni correnti. Non si fa quasi dall'Unità d'Italia una revisione delle funzioni. In molti casi non si sa neanche cosa la pubblica amministrazione faccia. Sicuramente fa troppo, sicuramente ci sono moltissime duplicazioni e sicuramente i nostri cittadini e le nostre imprese vivono una situazione nella quale il rapporto con la pubblica amministrazione è complesso, se non misterioso, determinate volte, perché non si riesce neanche a capire chi debba fare qualcosa, perché lo debba fare, perché lo Stato debba interferire su una serie di attività che potrebbero benissimo essere libere. Ecco, noi presenteremo delle proposte specifiche su questo. Pensiamo che tutta la pubblica amministrazione debba essere rivista e ridotta, perché è verissimo quello che ha detto poco fa il collega Paglia dicendo che con la ricchezza dei nostri paesi è inammissibile che ci siano dei livelli di povertà come quelli che ci sono in Italia. Ma la redistribuzione non è soltanto una redistribuzione di redditi, è anche una redistribuzione di spesa. Il nostro paese, il nostro Stato, le nostre amministrazioni locali spendono, magari non per loro colpa, ma semplicemente per un problema di loro organizzazione, enormemente di più di quello che potrebbe spendere uno Stato e delle istituzioni ben organizzati. Lo dimostra il fatto che tagliando, come si prevede oggi, la spesa pubblica nel DEF, se si va a vedere l'andamento delle spese correnti che è riportato nel DEF, si vede che nell'arco di 4 anni cresce la spesa di una quarantina di miliardi.
Questo a fronte di tagli della spesa, perché semplicemente la struttura stessa della nostra pubblica amministrazione non è controllata, e non è controllata perché in molti casi fa cose che non c'è bisogno che faccia. Ovvio che questo può portare anche a riorganizzazione dal punto di vista del lavoro, è indubbio che questo è così, e quelli andranno gestiti con adeguati ammortizzatori. Ma noi abbiamo Stato e pubblica amministrazione inutile in una quantità di aspetti della vita dei cittadini e delle imprese. Uno di questi aspetti è quello delle partecipate pubbliche degli enti locali, sulle quali Scelta Civica dall'inizio della legislatura ha portato emendamenti. Finalmente nella legge di stabilità sono state fatte delle cose, ma sono state fatte delle norme che non sono sufficientemente dure nell'imporre la chiusura di società inutili, nell'imporre il ritiro dello Stato e del pubblico da attività che non dovrebbe svolgere, nell'imporre l'eliminazione di enti, imprese e società che servono solo a dare posti a qualcuno. Noi nel disegno di legge Madia, quando arriverà quel dibattito, presenteremo delle proposte molto più drastiche di quelle che sono state approvate, e contiamo che il Governo, che ha manifestato l'intenzione di agire in maniera radicale su questo aspetto, ci sostenga. Anche perché il punto centrale per poter avere ricchezza è quello di crearla, e la produzione di ricchezza, la creazione di ricchezza parte dal nostro sistema di imprese. Il nostro sistema di imprese ha un enorme problema di competitività e di concorrenza, ed è assurdo che in un paese in cui esiste un enorme problema di concorrenza, uno dei problemi più grandi che le nostre aziende hanno in una serie di settori è la concorrenza di aziende pubbliche. In moltissimi casi, e parlo di tutti i servizi pubblici locali, ma di altre attività che quei servizi pubblici locali non hanno niente a che vedere, noi ci troviamo imprese private che si trovano a competere in condizioni di chiara sproporzione, per non dire scorrettezza in molti casi, con aziende pubbliche che sono state create spesso dagli enti locali solo per gestire interessi molte volte politici. Questa è una situazione che non può continuare. Ci sono situazioni nelle quali società pubbliche distribuiscono dividendi dopo aver raccolto tariffe sui servizi pubblici altissime. Quelle sono tasse, perché quei dividendi poi vengono spesi per la gestione degli enti locali, allora tanto vale chiamarle tasse. Ci sono situazioni di attività immobiliari, di attività commerciali di tutti i tipi, supermarket, farmacie, tutti gestiti dal nostro settore pubblico, male peraltro, spesso in perdita. Senza intervenire su questo, senza una maggior concorrenza, senza una liberalizzazione dei nostri mercati, non si può chiedere alle nostre imprese di fare molto di più, perché si scontrano continuamente con un settore pubblico che di fatto ancora rappresenta una grandissima parte della nostra economia. Chiudo sulle tasse dicendo che per noi è fondamentale la revisione del nostro sistema fiscale, che si sarebbe dovuto parlare di più nel DEF di imprese, e soprattutto che si dovrà arrivare prima o poi, sì, a una revisione degli incentivi alle imprese, come ha previsto lo stesso Governo nel documento di programmazione economica, ma quella revisione degli incentivi deve essere utilizzata tutta per ridurre l'imposizione ordinaria delle imprese. Solo così si può pensare di rilanciare la competitività, di creare più ricchezza e di distribuirla. Grazie. La ringrazio, deputato Mazzotti di Celso. Adesso chiede intervenire il deputato Rocco Palese. Prego, la facoltà. Sì, grazie signora Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo. Il quadro macroeconomico descritto nel DEF, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 10 aprile nella sua versione programmatica, risulta venato da una notevole dose di ottimismo. Come è dimostrato dal confronto con le previsioni di tutte le principali istituzioni internazionali, dal Fondo Monetario Internazionale alla Commissione Europea, la stessa Banca d'Italia, proprio in questi giorni nel suo bollettino economico, ne ha notevolmente ridimensionato le pretese, proprio a partire dall'anno in corso, con evidenti effetti immediati negli anni successivi. Tutte le audizioni hanno sostanzialmente e in maniera significativa, con